Andiamo. Alga News. No, vabbè. Gazzettino. Sì, sì, no, ma è soprattutto il mio giornale, grazie. Ah. Grazie in partenza. Mentre io cerco la macchina, non sono mica convinto di aver trovato qua. No, vi rubo. Siete di Ventimiglia? Sì. Io pensavo fosse Starlette. Ah, come si chiama? Fabiana. Lei? Silvia. Anni? 23. Da Ventimiglia. Sì. Prima volta al festival, no? No. Fabiana, a me piace scherzare. Problema che, sa, YouTube funziona così. La gente si diverte a sorridere degli altri. Sì. Però, insomma, dico, non sognate. Siamo arrivati alla vostra macchina. Vi lascio, anche perché sono preoccupato per la mia macchina. Non la trova, porca miseria. Non sognate di fidanzarvi con un cantante, un chiunque. No. Ma sinceramente non. Per esempio, ho intervistato prima due della band di Piero Pelù, Bandidos, a parte che potrebbero essere i vostri genitori. Però dico, per me non esistono Fabiana e Silvia, ma esiste il popolo delle fans, okay. No? Davanti ho le scatenate che vanno ai concerti, che magari non vi scatenate, però quell'immagine, no? Woodcock, sballo, i seni, si ricorda Vasco Rossi a Modena, io ho fatto un video, prima che mi chiudessero il primo canale, donne che si denudano, no? Ok, fanno vedere i seni di fronte. Il mio tema è, l'artista è come il campione sportivo, cioè una ragazza sogna di fidanzarsi, sogna la famoseria, sogna una ragazza media, una ligure media, no? Ma no, forse rimane un sogno, nel senso, una cosa tipo, ah, se fosse, però... Sai cosa immagino? Cosa che so, Achille Lauro, che io non cioè, so che esiste, ma oggi mi è passato davanti, non sapevo chi fosse, ho chiesto, non mi ha risposto, perché c'erano i bodyguard, certo. Completamente, cioè, quando chiedi chi è Achille Lauro, cioè, non sei credibile. Mm. E ho visto che ha molto seguito. Dico, non avete due italiane medie di 23 anni, tutte e due, non sognano la famoseria, che sia Cristiano Ronaldo, che sia il portiere del Genoa o della Samp, che sia il batterista del gruppo, no? Ma no. Forse siamo un po' più con i piedi per terra. Ma più dall'educazione, certo, ma più il fascino dello sportivo è superiore a quello della rockstar. Secondo me sono la parte. Siamo lì. Sì. Diverso però il complemento, cioè la band ha un fascino diverso. Normalmente il frontman, no? Che affascina tanto. Certo. Come dire il centravanti e il mediano, no? Anche. La destra. Bravissimo. Ho troppo freddo e quindi vi lascio al buona vostro serata, viaggio a 20 minuti. Cercate la macchina.